tutti, sono Jelenia e questo è Chiacchiere Letterarie. È passato parecchio tempo da che ho fatto l'ultimo book haul, ce n'è stato uno la settimana scorsa di Taika, ma io ancora non avevo avuto l'occasione per mettere insieme tutti gli acquisti e parlarvene un po'. In realtà quest'estate ci sono state parecchie entrate e uscite nella mia libreria, sia per invii che per prestiti che per regali, e adesso mi piacerebbe un po' fare un riassunto di quelle che sono state le entrate nella mia libreria in questo periodo estivo. Per prima cosa vi parlerei degli invii, soprattutto perché sono parecchio affezionata e contenta di alcuni di questi. Per prima cosa vi parlo degli invii che mi hanno fatto due autori che conosco già e che di cui avevo già parlato parecchio sia su YouTube che sul blog, e si tratta di Gianluca Malato, che mi ha inviato il cartaceo del suo dramma in atto unico La leggenda di Colapesce per ringraziarmi della collaborazione che c'è stata nei mesi precedenti. In realtà io ammiro tantissimo Gianluca Malato come scrittore, tutte le recensioni che ho fatto delle sue opere sono state positive perché ho apprezzato veramente moltissimo quello che ho letto. E questo dramma è una lettura molto veloce che ho fatto già, di cui ancora vi devo parlare. Si tratta di un rifacimento in chiave teatrale di una leggenda di Messina su un uomo, con la pesce appunto, in grado di respirare e nuotare in mare come se fosse un pesce. È una leggenda molto carina, non vi dico moltissimo della trama perché effettivamente è piccolino, quindi è meglio se lo leggete e lo scoprite voi. Comunque è una lettura veramente veramente simpatica. Io ringrazio tantissimo Gianluca per questo invio e vi consiglio di dare un'occhiata anche giù nell'info box, dove vi lascio più informazioni su tutti i libri di cui vi parlo. Il secondo invio è di un'autrice di cui ormai avrò parlato infinite volte qui sul canale. Si tratta di Francesca Angelinelli. Lo sapete, con questa autrice io ho un rapporto bellissimo, tutte le sue opere, lo stesso come Gianluca che ho letto, mi sono piaciute tantissimo. Questo libro, Dream, il sogno delle fate, è il suo primo young adult. Ho fatto parte del blog tour che è appena finito al momento in cui vedete questo video, appunto su Dream, e Francesca mi ha inviato la copia del suo libro per ringraziarmi della partecipazione. È una storia di fate che si rifà molto alle leggende sulle fate e al mito ripreso anche da Shakespeare in Sogno di una notte di mezz'estate, e vede come protagonista Serena, una ragazza che ha un potere molto particolare legato appunto al mondo delle fate e che si trova coinvolta in un'avventura che riguarda queste creature fatate, che le cambierà totalmente la vita e qualsiasi idea che aveva del suo futuro. È una storia veramente veramente bella, uno young adult scritto veramente bene. Lo stile di Francesca, fra l'altro, ve ne ho già parlato, è molto poetico, molto elaborato, è molto piacevole e scorrevole, quindi se vi piacciono le storie di fate e gli young adult, date un'occhiata a Dream. Anche di questo vi lascio il link nell'info box perché è un libro veramente veramente bello. L'ultimo invio è un invio in ebook da una casa editrice, la casa editrice è la Sonsogno, a cui ho richiesto Zitelle di Kate Bolick. Si tratta di un'analisi, un saggio molto personale che l'autrice fa sulla figura delle donne single nella storia dal 1900, dagli inizi del 1900, anzi fine 1800, inizi 900, fino ai giorni nostri. Per adesso sono circa a metà della lettura, mi sta piacendo moltissimo. L'autrice parla principalmente della sua esperienza personale appunto di donna single, raccontando tutte le donne che l'hanno aiutata e formata nel percorso che l'hanno portata a diventare indipendente. È una scelta di vita che è spesso contestata, eppure è molto piacevole vedere come l'autrice riesce a giustificare questa scelta di vita raccontandoci tutti i passaggi che l'hanno portata nella sua vita a compiere questa scelta. Una lettura anche questa molto interessante che vi consiglio di vedere. Appena finirò il libro sicuramente uscirà una recensione, quindi se vi interessa aspettate quella, la vedrete in breve. Vorrei dedicare una breve parte di questo video ai prestiti che non sono a tutti gli effetti entrate nella libreria, ma siccome in quest'estate è capitato spesso che con alcuni amici ci scambiassimo dei libri e ci riprestassimo, ci sono tre libri in particolare di questi prestiti che mi piacerebbe farvi vedere, anche perché li ho ancora qui con me, ancora non li ho finiti, non li ho resi ai proprietari.
Sono tre libri che riguardano tutti e tre la chimica. Non so se lo sapete, questo è il mio campo di studio, io studio all'università chimica. E si tratta però di libri dedicati a un pubblico che di chimica conosce poco o niente. In realtà sono apprezzabili anche da chi lo conosce, ma indirizzati prettamente a chi ancora non conosce questo mondo e questa scienza. Il primo è Cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica di Sam Keen. E si tratta di un saggio che attraverso una serie di aneddoti e di racconti di vita di alcuni scienziati, di alcuni chimici e di aneddoti riguardanti vita personale dell'autore e vita in laboratorio, racconta e spiega la tavola periodica. È una lettura veramente veramente divertente, soprattutto per lo stile dell'autore, uno stile molto frizzante, molto ironico, che è capace di rendere un argomento che comunque è abbastanza complesso, semplice alla portata di chiunque. Gli altri due invece sono due libri dello stesso autore, che in realtà sono più che saggi dei libri di fotografia a tutti gli effetti. Si tratta delle molecole, vediamo se riesco a prenderli entrambi, e degli elementi scritti da Theodore Gray con disegni di Nick Mann. Sono abbastanza pesanti, quindi magari ve li faccio vedere una alla volta. Sono dei libri che esplorano un po' il mondo della chimica, questo concentrandosi sulle molecole e l'altro concentrandosi sugli elementi, e lo fanno attraverso le fotografie. La cosa bella di questi libri è che sono totalmente illustrati e ricchi di fotografie, sono a tutti gli effetti delle raccolte fotografiche, sono bellissimi da sfogliare, hanno delle scritte che raccontano un pochino come funziona il mondo della chimica e sono veramente veramente belli da vedere. Diciamo che hanno un approccio più visivo a questa scienza, essendo una scienza che si basa moltissimo sull'astratto e sui modelli, questi libri permettono di renderla molto più concreta e comprensibile a chi magari non ha bene in mente di che cosa si parla quando si parla di chimica. Ma ora veniamo a quelli che sono stati i veri e propri acquisti e regali di quest'estate. Come forse saprete, io passo l'estate in Sardegna, torno dalla mia famiglia e normalmente quando rientro riesco sempre a convincere, diciamo, mia madre a comprarmi qualche libro che mi interessa particolarmente. Questa volta al mio rientro mia madre mi ha comprato Notti in bianco e baci a colazione di Matteo Bussola. Questo libro, cosa non è questo libro? L'ho adocchiato, l'ho scoperto su Facebook, desiderato, e dopo che l'ho letto l'ho adorato ancora di più. Si tratta della raccolta di scene di vita dell'autore Matteo Bussola, che ha tre figlie piccoline, la più piccola mi pare che abbia 3 anni, la più grande 9, che sono in realtà il fulcro di queste storie. Matteo Bussola è un papà di quelli veramente veramente particolari, un papà che adora la moglie, adora le sue figlie e che ha fatto del suo stile di vita con queste figlie un racconto, e lo ha reso interessante e divertente per gli estranei che stavano dall'altra parte. Ha iniziato questo viaggio su Facebook e poi, in seguito a una lettera che ha scritto per Fedez, se volete sapere di che cosa parlo più in particolare vi lascio la lettera sotto, è da leggere perché è veramente stupenda, è stato scoperto dalla Einaudi, che gli ha proposto di pubblicare alcuni dei post che aveva scritto su Facebook in questa raccolta. Ci sono alcuni di questi racconti che sono veramente veramente superbi, si passa da racconti divertenti a racconti commoventi, ad alcuni ancora riflessivi che si focalizzano magari sul razzismo che contraddistingue alcuni abitanti del paese in cui vive, all'amore per le sue figlie, alla difficoltà in certi casi di essere padre. È sul serio una raccolta che vi consiglio tantissimo di provare, soprattutto perché Matteo Bussola ha uno stile veramente veramente meraviglioso. Altro regalo è stato Fiabe dalla Sardegna di Alberto Melis. Questo è un regalo della mamma del mio ragazzo, che dopo aver saputo che avevo letto questa raccolta quando ero più piccola e non trovavo più la mia copia, ha deciso di regalarmi una delle sue. È una raccolta di fiabe, appunto, dalla mia terra, scritta per bambini, quindi scritta molto in grande, illustrata, ma veramente veramente carina. Io ricordo di averla letta quando ero alle elementari e ricordo di aver adorato tantissimo queste fiabe. Si concentrano soprattutto su quelle che sono le leggende più, diciamo,
celebri della mia terra, quindi Janas, giganti, volpi magiche, anziani dei paesi, ma è veramente veramente molto carina, non vedo l'ora di rileggerla per vedere, per rinfrescare i ricordi che ho della lettura che avevo fatto quando ero più piccola. E anche questa, fra l'altro, aveva un prezzo stracciato perché costava solo 5 euro, non so se, credo si trovi ancora in libreria. Se vi interessa provate a dare un'occhiata, io effettivamente non so, penso che si trovi ancora in libreria questa raccolta. L'ultimo regalo invece è un regalo che ho ricevuto prima di partire, di tornare in Sardegna, ed è un regalo che ho ricevuto da una docente. Ho partecipato infatti al convegno di didattica della chimica quest'anno, insieme ad altri ragazzi, quindi ho aiutato a organizzare questo convegno e ho fatto parte della segreteria che si occupava dei vari eventi del convegno, e alla fine di tutto il convegno, per ringraziarci, questa docente ha regalato a tutti un libro di divulgazione chimica. Nello specifico a me ha regalato I bottoni di Napoleone di Penny Le Coteau e Je Burezon, spero di averli detti bene, credo siano francesi. Si tratta anche questo, come il cucchiaino scomparso, di un libro di divulgazione chimica. In questo caso è un libro che si focalizza su 17 molecole particolari, raccontando come queste molecole hanno cambiato la storia. Quindi parte da aneddoti e comunque dati storici per raccontare la chimica di tutti i giorni. Uno dei casi, per esempio, sono i bottoni di Napoleone, la storia dei bottoni di Napoleone. Per adesso ho letto soltanto la prima storia, sembrano molto carine, la prima storia effettivamente forse era troppo, come si può dire, storica, troppo concentrata più sui dati storici che sulla chimica, ma effettivamente credo che sia questo un po' lo scopo di questo libro, mimetizzare e nascondere la chimica in fatti e avvenimenti storici per renderla più agibile e coinvolgente. Comunque appena finirò di leggerlo vi farò sapere meglio come sono le altre 16 storie. Infine i miei acquisti. In questi mesi ho acquistato parecchio, quindi direi di fare una carrellata un po' più veloce, che ho perso già parecchio tempo con tutti questi regali e libri ricevuti e prestiti. Quindi, prima cosa, un recupero in negozio dell'usato che stavo desiderando, accompagnato subito dopo da un altro recupero. Sto parlando di Chocolat di Joan Harris, ho cercato questo libro nei negozi usati per un sacco di tempo, finalmente sono riuscita a trovarlo, l'ho letto ed è veramente bello come mi aspettavo. E subito dopo Taika, che per inciso odia questo libro, quindi un'altra conferma di quanto siamo differenti io e Taika, è riuscita a trovarmi in un negozio dell'usato di qui Le scarpe rosse di Joan Harris, il secondo libro della saga. Il secondo ancora non l'ho letto, non vedo l'ora di iniziare la lettura, dubito che serva a dirvi di che cosa parla Chocolat, comunque la storia è molto molto simile a quella del film. Sempre in recupero all'usato, sono riuscita finalmente a prendere e leggere Kitchen di Banana Yoshimoto. Di questa autrice sto piano piano recuperando tutte le opere. Kitchen è la sua prima e per adesso in assoluto quella che secondo me è più bella. Questa edizione racchiude non solo Kitchen ma anche Moonlight Shadow, il racconto che la Yoshimoto ha racchiuso nella sua tesi di laurea. E entrambe le storie si basano su uno dei temi più importanti della Yoshimoto, che è la perdita e il superamento della perdita di una persona. Bellissime entrambe, come vi dicevo, per adesso rimane forse la mia opera preferita di questa autrice, la più intensa per i temi, la più toccante e sicuramente la più profonda. Continuando velocemente abbiamo I frutti del vento di Tracy Chevalier. Di questo libro vi ho già parlato perché l'ho inserito nel Che libro leggo uscito la settimana scorsa. Un libro stupendo, la storia di una famiglia americana alla fine del 1800, caratterizzata soprattutto dall'amore per la natura e per gli alberi. Una lettura stupenda, non vedo l'ora di recuperare qualcos'altro di Tracy Chevalier perché questa autrice mi sta piacendo veramente moltissimo. In una bancarella ho trovato un libro di cui non avevo mai sentito parlare, cioè Il bosco delle storie perdute di Aileen Favorite. Mi ha ispirato moltissimo non solo la copertina del libro ma soprattutto la trama, perché qui si parla di una mamma e una figlia che hanno un bed and breakfast molto particolare in cui vanno a riposarsi le eroine dei romanzi più famosi. Quando si trovano infatti in punti della loro storia particolari, in momenti di svolta, alle soglie di un'epifania, diciamo così, queste eroine si rifugiano nel bed and breakfast delle protagoniste. Tutto fila, nel senso che queste eroine si susseguono normalmente senza che né la mamma né la figlia influiscano sulle loro vite, finché
A un certo punto nel loro villaggio, nella loro bed and breakfast, appare Deirdre, la protagonista di una leggenda celtica che sconvolgerà totalmente la vita della figlia, cioè della protagonista di questo libro. Per adesso ho letto solo una piccola parte, ce l'ho ancora in lettura, mi sta piacendo parecchio, è molto simpatico. L'ho messo in pausa un attimo perché sono arrivate altre letture che hanno attirato di più la mia attenzione, ma non vedo l'ora di vedere dove andrà a parare questa storia perché si sta rivelando molto molto simpatica. Dopo averlo visto sul sito della casa editrice e averlo cercato in un sacco di librerie, sono finalmente riuscita a trovare da Media World, una volta che tra l'altro non sono neanche andata a cercare quello, Le fiabe irlandesi di William Butler Yeats. Stavo rincorrendo questo libro veramente da tantissimo tempo, l'avevo visto tempo fa, cercato, trovavo solo un'edizione molto molto bruttina della Newton vecchia. Finalmente lo hanno ristampato in questa nuova collana che è la Alphabet. Per ora ho letto giusto le prime due fiabe e questa dovrebbe essere una raccolta di tutte le fiabe irlandesi più famose e celebri scritte e raccolte da Yeats, famoso poeta irlandese. C'è una introduzione all'inizio che ho già letto che spiega un pochino come è stato costruito questo come è stata costruita questa raccolta. E per adesso l'idea mi pare veramente molto molto interessante, soprattutto perché la cultura celtica mi incuriosisce moltissimo e io sono appassionata di musica celtica, quindi ritrovare qui personaggi che nelle canzoni che sono invitata a sentire vengono nominati spesso è bellissimo. Di più ho letto che c'è una storia anche dedicata a Deirdre, la protagonista del libro di poco fa, quindi non vedo l'ora di sapere la sua vera storia per poi tornare a leggere la rielaborazione che mi ha fatto la favorite. E abbiamo finito, l'ultimo acquisto è il più recente in assoluto ed è forse, non so se il migliore, ma uno di quelli che mi piacciono di più in assoluto di questo haul. Si tratta della Chimica della bellezza di Pier Sandro Pallavicini. Anche questo libro parla di chimica, lo so, sono in un periodo in cui sto rientrando nel mood leggere libri di quello che studio, c'è stato un periodo in cui avevo un po' accantonato questa abitudine, ora la sto riprendendo, la sto riscoprendo e mi sta piacendo veramente moltissimo. La particolarità di questo libro però è che è un romanzo e non un saggio, ed è la storia di un chimico cinquantenne di un'università italiana che si trova a fare un viaggio misterioso senza conoscerne il motivo in Svizzera con un ultracentenario, un chimico ultracentenario che ha il laboratorio nella sua università, che lo coinvolge in un'avventura incredibile e soprattutto in un convegno con alcuni dei premi Nobel più importanti della storia della chimica. È una storia che mi sembra veramente veramente carinissima, fra l'altro tra i protagonisti c'è anche un bassotto che pare essere, diciamo, il motivo comico del romanzo, non vedo l'ora di leggerlo. Soprattutto sono stata attratta tantissimo dalla frase che c'è sul retro della copertina che dice: ma la bellezza cura, la bellezza lenisce il dolore, distende gli animi, allontana la paura della morte. E la bellezza non è solo un tramonto sul mare, un sorriso sul volto di vostra figlia, un quadro di David Hockney o un film di Fellini. La bellezza è anche una sintesi inimmaginabile progettata da un genio realizzata nel suo laboratorio. Questo libro sembra un inno alla chimica incredibile, io non vedo l'ora di leggerlo e di parlarvene. Ebbene, questo era il mio book haul, l'ho finito, vi ho mostrato praticamente tutte quelle che sono state le entrate di questi mesi. Comunque spero che questo video mi sia piaciuto, se volete fatemi sapere che cosa avete comprato, se avete letto qualcuno di questi libri, se li avete letti fatemi sapere se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti e se volete magari sentir parlare in modo più approfondito di uno di questi libri. Noi ci vediamo al prossimo video, buone letture!